Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi vi riporto nuovamente Taxi Life City Drive Simulator ed un nuovo episodio della serie. Ragazzi, è uscita la patch numero 5 con una serie di piccole novità che cercherò chiaramente di spiegarvi in questo episodio. Nel frattempo ho preso possesso, come potete ben notare, della compatta della Kia Soul, questa vettura che si muove bene, devo dire, tra le strade di Barcellona, e ho deciso di riprenderla per l'appunto. E allora andiamo un po' a visionare alcune caratteristiche di questo di questa patch numero 5 prima di affrontare, come di consueto, un paio di tratte. Allora, innanzitutto dobbiamo uscire e per l'appunto mostrare il menu principale del titolo, si è venuta a creare nuovamente la voce scuola guida. Che significa questo? Che andando a cliccare per l'appunto alla voce scuola guida, riprenderemo per l'appunto la possibilità di avviare per l'appunto la scuola guida che avevamo fatto nel... Ora ovviamente non lo faccio perché altrimenti uscirei dalla schermata della partita, ma in ogni caso, entrando in questa modalità per l'appunto, andremo a fare nuovamente il tutorial e quindi la scuola guida che avevamo fatto all'inizio del gameplay. Questa invece è molto interessante, la modalità foto, che ci consente per l'appunto di entrare in questo menu che ci consente di muovere la visuale in tutte le direzioni e di muoverci, in questo caso con la tastiera perché sto visionando per l'appunto il gioco nella versione PC ovviamente, ma ci consente di muoverci in parecchie direzioni e attivare la modalità foto per accingerci a compiere le nostre foto senza qualsiasi oggetto a scherma, ad esempio in questa posizione. C'è per la verità anche un interessante menu interno accessibile, in questo caso con la lettera V, che ci consente di modificare tutti i parametri della foto, a cominciare per esempio dallo zoom, da diversi filtri, vintage, cinematic, eccetera, eccetera, color seppia oppure nulla, modificare la grana, il contrasto, la temperatura, la saturazione, la messa a fuoco e la distanza. Una volta modificati tutti questi parametri, scattiamo e via. Quindi direi che è un'aggiunta molto interessante. Per quanto riguarda invece le dinamiche relative al menu delle opzioni di guida, mi pare che non ci sia nulla, comunque valuterò meglio. Qualcosa invece è cambiato per quanto riguarda le impostazioni di gioco. Come potete vedere, si è venuta a creare questa nuova voce relativa alla presenza dell'HUD nella cabina, che può essere sempre attivo, oppure nascosto, oppure reso sotto forma di pop-up. Facciamo un esempio. Presenza dell'HUD nella cabina, salviamo. Confermiamo, usciamo, riprendiamo la partita, rientriamo dentro, come potete vedere, non abbiamo presenza di alcunché. Viceversa, se modifichiamo i vari parametri, nascosto, vediamo un po', togliamo tutto quello che c'è all'interno, cioè all'esterno, ripeto, del menu di gioco, almeno per quanto riguarda esperienza, soldi, quattrini, eccetera, rendendo, devo dire, il mondo di gioco, ovviamente esternamente restano questi parametri, però se entriamo in modalità guida interna, devo dire che l'aspetto è ancora più carino e direi di lasciarlo così. Poi.
Riprendiamo la partita perché molti aspetti tecnici sono stati poi riversati anche alla modalità console, perché è stata inserita per l'appunto la modalità del volante. Io nel frattempo che cosa faccio? Mi accingo chiaramente a scegliere qualche tratta, quindi qualche cliente in zona che può fare al caso mio. Qui ce ne sono ben tre. Quasi quasi me ne prendo qualcuno, eh. Mi accingo ad iniziare una tratta. Ok. Confermiamo il tutto. Ok. Allora accendiamo il motore, regoliamo le luci. E via. E nel frattempo facciamo due chiacchiere. Ragazzi, quindi vi riporto Taxi Life. Questa patch, ripeto, numero 5, era attesa da diverso tempo, ma soprattutto dai utenti console, perché l'aggiunta della modalità e quindi dell'implementazione dei volanti ha reso sicuramente molto più agevole l'appeal verso questo titolo. E allora approfittiamo, ragazzi, del verde. Mentre per quanto riguarda gli utenti PC, al di là delle features che vi ho appena spiegato per quanto riguarda la modalità foto e qualche dettaglio per quanto riguarda la fotocamera, i progressi, diciamo, di questa patch si sono maggiormente concentrati, a mio avviso, sul rendere i pedoni tecnicamente più intelligenti, perché hanno fissato tutta una serie di problematiche che si verificavano in diversi quartieri spagnoli, con l'attraversamento di muri invisibili da parte proprio dei pedoni, oppure l'attraversamento dei pedoni anche con il semaforo rosso, insomma, tutta una serie di problematiche che sono state fissate qua e là e che hanno risolto con questa mega patch. Allora, devo ammettere che da guida interna adesso il grado di immersione è ancora più significativo, perché non c'è praticamente più nulla grazie a questa funzione che va a disattivare qualsiasi dettaglio e qualsiasi informazione, qualsiasi notifica pop-up, eccetera, eccetera. Quindi direi che così la situazione è molto più immersiva. Peccato che è solamente una funzione che è applicabile solo all'HUD della vettura, all'HUD interno della vettura, mentre come attenzione qui. Mentre no, appena cambiamo inquadratura, chiaramente tornano ad esserci dettagli di prima. Ovviamente, nel caso della visuale interna e esterna, questo è dovuto al fatto che altrimenti non avremmo un punto di riferimento per muoverci, che non avremmo un indicatore a schermo, e quindi ci serve necessariamente qualche informazione in più. Forse avrebbero magari potuto disattivare
dettagli in alto relativi all'esperienza o ai quattrini finora accumulati, ma magari ci penseranno in un secondo momento. Frame rate è rimasto godibile. Il force feedback del volante restituisce sempre delle ottime sensazioni, anche se può essere di fatto regolato di fino attraverso le impostazioni interne. Dimenticavo, ragazzi, quanto fosse leggermente caotica in alcune zone. Barcellona. Poco importa, in ogni caso, oggi, per l'appunto, come dicevo prima, almeno un paio di tratte me le voglio fare, quindi sto cercando di raggiungere il primo cliente che si trovava un po' distante da dove sono partito. Ok. Qui questo si ferma. Quindi sotto alcuni aspetti sono rimasti ancora con alcune meccaniche, quindi come per il fatto che le vetture hanno una tolleranza estrema, quindi si fermano in maniera molto prudente, devo dire, ai alle strisce pedonali. Facciamo attenzione qui. Ok. E riprendiamo la guida. Ops. Sono fermato in tempo, ragazzi, perché altrimenti avrei dovuto fare un lungo giro. Mi ero distratto un attimo, avevo quasi saltato l'incrocio. Vabbè che poi il navigatore si sarebbe comunque reimpostato, vero? La tratta è anche abbastanza lunga, quindi vorrei evitare di allungare oltre, il dovuto. Sono pure i semafori. Nel frattempo, diamo un'occhiata a questa Kia Soul, che è una delle vetture compatte del titolo, una delle vetture più pratiche, a mio avviso, come dico sempre, da guidare per le strade di Barcellona. L'ho ripresa per questo ennesimo episodio molto volentieri. Riverniciata di rosso porpora, che è diventato perché ho cambiato colore, sempre il solito taxi giallo, eccetera, eccetera. Quindi cambiamo anche tonalità ai taxi. Per quanto riguarda invece le novità relative ai nuovi contenuti, bisogna attendere. Quindi la patch numero 5 chiude un lungo capitolo. Ecco, mettiamola così. Chiude una roadmap iniziata fin da quando questo titolo ha vissuto il suo inizio, in pratica. C'era una roadmap di 5 tappe, e quindi questa patch numero 5, a meno di
ulteriori appendici, ma credo che non ce ne saranno più, va a concludere quella roadmap di cui vi dicevo prima e poi dovrebbe aprirsene un'altra, quindi nuovi contenuti, eccetera, eccetera. Ulteriori espansioni, almeno questo secondo voci. Ripeto, questo secondo voci di Simteract, che sono in pratica gli sviluppatori di questo bel simulatore che ormai sul canale vi ho portato per tantissimo tempo, quindi l'abbiamo visto crescere, svilupparsi, patch dopo patch, magagne dopo magagne, hanno un po' reso il tutto abbastanza godibile, quindi è un simulatore adesso che funziona e che spesso vi porto volentieri e oggi per l'appunto era la volta di riproporvi un nuovo episodio relativo ovviamente anche in concomitanza con l'uscita della patch numero 5 per tutte le piattaforme. Quindi ragazzi, leggevo nel... Ah, qui devo raccogliere. Quindi è rimasta ancora qualche oggetto da raccogliere. Per via sono i vari achievement. Di tanto in tanto ne raccolgo qualcuno, giusto per accumularne, perché sono parecchi. Nei luoghi più disparati della mappa di Barcellona. Alla fine, quando raccogliamo tutti questi collezionabili, guadagniamo un trofeo. Ragazzi, era elencato nel changelog anche una sorta di variante alla visuale, quindi c'era l'aggiunta di un sistema di inserimento veloce lato sinistro o lato destro che per la verità, ragazzi, non ho approfondito, perché ho scaricato da poco questo aggiornamento, ho giusto dato un'occhiata alle cose più importanti. Una semplice visuale sinistra-destra che tanto è già nelle linee generali, cioè non è che mi cambia tanto. E quindi mi sono soffermato soprattutto sulle funzioni principali.
Per quanto riguarda poi i vari aspetti, i vari fix relativi proprio ai pedoni, sarebbe complicato poterli visionare uno per uno, perché sono per l'appunto delle. Dei movimenti occasionali e quindi dei bug che erano. Che si trovavano in diversi punti della mappa, ma solo con uno sguardo capillare potevamo per l'appunto individuare l'errore e notare come lo avessero per l'appunto risolto, una cosa impossibile ovviamente da verificare in un video, però basta sapere che sono intervenuti in tal senso. Piacevole il fatto, ripeto, che abbiamo finalmente molta pulizia a schermo, che raggiunge per l'appunto un bel grado di immersione, quindi almeno questo. Ma soprattutto la modalità foto che ci consentirà di fare degli screen per gli amanti ovviamente di ciò più belli, senza la presenza di notifiche o comunque di dettagli a schermo che vanno a sporcare il tutto, quindi almeno su questo sono intervenuti. Nel frattempo il cliente è stato accontentato, direi che 5 stelle me le merito tutte, infatti. Guadagnato anche una bella cifretta, non vorrei che avessero ridotto un po' il guadagno, 700 euro, di solito questa era una tratta da quasi 1000, però prendiamo questo in carico veloce veloce e vediamo di recuperare un altro cliente e guadagnare qualcosina. Ah, qui le luci del semaforo non funzionano, qui davanti all'incrocio, quindi sono rimasti per l'appunto questi, diciamo, eventi occasionali, questi. Che non ho disattivato, perché comunque ci sono delle voci interne, ma già che erano per l'appunto disattivabili o meno, o attivabili già nella patch numero 4. Preferisco attivare tutto per avere un gioco completo di ogni dettaglio. E allora, giriamo qua, facciamo attenzione. Ah, un altro fix che hanno fatto, ora che mi ricordo il changelog, perché ho tutto memorizzato nella mente, sono intervenuti ragazzi anche a risolvere un paio di problemi legati alle missioni che prevedono per l'appunto dei trasporti speciali, quindi clientela speciale, e che non si risolvevano correttamente perché magari c'erano delle magagne in tal senso, e quindi hanno risolto anche qualcosa in sotto questo punto di vista di missioni, magari dove non dobbiamo badare troppo alla segnaletica stradale, ma dobbiamo correre correre e
affrettarci a portare il cliente a destinazione, fregandocene di tutto il resto. Sono missioni che a me non piacciono molto perché sempre col patema d'animo del tempo, eccetera, eccetera. Però ci sono e bisogna farle di tanto in tanto. E allora, ok, scattate il verde. Allora, consueto traffico. Mi sono accorto, ragazzi, che non c'è stato al momento nessuna collisione, quindi, sotto certi punti di vista, il titolo e l'intelligenza dell'IA, anche qui si nota per chi magari questo titolo lo ha provato fin dall'inizio, dove c'erano sempre delle collisioni, devo dire che. Sotto questi punti di vista, adesso la percorribilità è un piacere. Ogni tanto ci può capitare, però uno scontro o qualcosa, però è sempre molto ridotta la cosa. Finalmente abbiamo raggiunto anche il secondo cliente, anche se le strade, come potete vedere, sono piuttosto insidiose, strette. Vediamo di non abbattere il cartello. Ok. Stop. Fermo. Prendiamolo al volo. E proseguiamo, via. Sono le strade, ripeto, queste più rognose. Tutto nelle curve a gomito, marciapiedi molto stretti, poi ci sono molti pedoni che attraversano. Bisogna fare molta attenzione. Anche auto qui in doppia fila. E via. Pensi che valga la pena? Sì. Architettura, vabbè, le solite frasi. Pensavo che cambiavano, ragazzi. Purtroppo sono sempre le solite. Vabbè, monumenti. Come faccio a riconoscerli? Guarda, lì ci sono. Gaudì, va bene. Bla bla bla. Le opere di Gaudì sono uniche, la prossima volta ci farò un giro, grazie per giro turistico, ok? 150 punti esperienza, ma più che altro per l'esperienza, ragazzi. Però almeno cambiamo. Ecco, suggerirei di modificare le voci perché poi alla fine si ripetono. Avendo giocato il gioco per tante ore, alla fine queste frasi le ho talmente immagazzinate che le faccio a memoria in pratica. Premo i tasti così simultaneamente senza nemmeno accorgermene perché tanto so il proseguo della conversazione. Ecco. Avrei preferito magari un ricambio. Ci vuole niente, dovevano cambiare corollario di frasi.
Sono dettagli, però vi assicuro che giocando il titolo per tante ore poi ve ne renderete conto. Ops. È nato in ritardo, vabbè, pazienza. Allora, mancano anche qui poche centinaia di metri all'arrivo, devo dire, tutto sommato, sono state due belle tratte. Mi hanno fatto guadagnare qualcosina. Ma ciò che conta è avervi raccontato di questa ennesima patch che esce per Taxi Life City Drive Simulator. E che spero che faccia nuovamente proseliti, soprattutto per gli utenti console, visto che si sono, ripeto, particolarmente concentrati sulla faccenda dei volanti, che è la cosa più importante, secondo me, per gli utenti console. E allora, semaforo verde, via. Ho come i freni un pelino allentati qui nella Piazzol, mi sa che deve intervenire a livello di manutenzione, devo inserire magari qualche componente nelle pastiglie dei freni, sento un po' la frenata un po'. Un po' allungata. Ok, finalmente dopo un lungo giro per trovare e beccare la fermata,
Ce l'abbiamo fatta e anche questo cliente è andato. Parcheggio non corrette, allora. La retro. Hop. Ok. Ragazzi, io mi fermo qui, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Taxi Life City Drive Simulator vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao 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 ciao!